Abbiamo appena presentato allo stand della Camera di Commercio di Torino un progetto realizzato con due maestri birrai, il birrificio San Michele e il birrificio Tribale, sull'utilizzo dei sottoprodotti. Il sottoprodotto è uno scarto di produzione che invece di essere buttato, come si faceva un tempo, invece ha nuova vita e viene utilizzato come materia prima. È un progetto che la Camera di Commercio ha sviluppato per accompagnare le imprese che concretamente vogliono fare qualche cosa di tangibile per la transizione ecologica e per una maggiore sostenibilità dell'ambiente, e lo fa insieme al laboratorio chimico, che è appunto la nostra azienda speciale, e ad EcoCerved, che è il consorzio delle camere di commercio che si occupa di tutto il settore ambientale dal punto di vista normativo, formativo e informativo. Francesca il Grande ci spiega meglio in che cosa consiste questo progetto e che cos'è un sottoprodotto. Grazie. Questo progetto nasce appunto dalla volontà di dare nuova vita ai sottoprodotti, sottoprodotti intesi come beni e non più come rifiuti, quindi arrivare a concretizzare quelli che sono i principi fondamentali dell'economia circolare, ovvero cercare di non produrre rifiuti e quindi dare nuova vita a quel bene che diversamente sarebbe smaltito e quindi perso come risorsa. Questo progetto appunto vede la collaborazione di EcoCerved come esperto dal punto di vista di normativa ambientale e tecnici e anche come attività del laboratorio chimico intesa come attività di analisi. Infatti questo quello che oggi abbiamo presentato al Salone del Gusto è il progetto legato alla filiera della birra, all'interno del quale appunto abbiamo i due esponenti che hanno lavorato insieme a noi nell'ultimo anno per questo progetto, che sono il birrificio Tribale e il birrificio San Michele, a cui appunto per poter dare questa identità di sottoprodotti il laboratorio chimico all'interno del progetto stesso ha servito un servizio analitico per la qualificazione dei loro scarti di produzione e delle trebbie. Tutto questo proprio per portare alla valorizzazione delle loro trebbie nei diversi modi che loro ritengono opportuni e secondo anche il giusto iter normativo. Quindi lascio la parola al signor Bruno Gentile del birrificio San Michele per dare testimonianza concreta rispetto a questo lavoro fatto insieme ai tre partner del progetto. Grazie, buongiorno a tutti, io sono Bruno Gentile del birrificio San Michele e niente, noi siamo stati coinvolti in questa avventura. Noi in realtà le trebbie già le davamo a un allevatore in qualche modo, però in una forma diciamo non ufficiale. Abbiamo voluto vestire questo processo affinché i prodotti possano finalmente, come dire, in modo regolare poter essere usufruiti in tutto e per tutto. Era un peccato gettarli, questi sottoprodotti, invece in questo modo diciamo abbiamo le carte in regola per poterle in qualche modo ridare vita, insomma. Come si diceva tu prima, appunto, non bisogna buttare via nulla, insomma, se possibile, e tantomeno le trebbie, ecco. E il progetto, diciamo, ci ha visto coinvolti una serie di incontri, la preparazione poi di alcuni documenti, che il coinvolgimento anche del nostro cliente, che è l'utilizzatore delle trebbie in questo caso. Comunque un progetto che è fatto a quattro mani e anche più, diciamo, ci sta portando dei risultati sicuramente positivi e anche fattibili, perché provare a pensare da soli di fare un'iniziativa di questo genere è praticamente quasi impossibile. Noi abbiamo appunto pensato che questo dovesse essere in qualche modo fatto. Noi sapevamo in qualche modo che gli scarti dovevano in qualche modo essere smaltiti, in qualche modo, ma fondamentalmente gettati, e questo non era etico.
abbiamo fatto in modo, come dire, di sempre di darle a un contadino che in modo etico li ha utilizzati, adesso saranno anche vestite in qualche modo da un documento ufficiale che le certifica. Bon, questo è fondamentalmente il progetto che stiamo facendo. Passo la parola a Luca, che anche lui sta lavorando su questo. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Sì, noi anche sulla scia di quello che stava dicendo giustamente il collega Bruno, siamo una piccola realtà della Val Sangone e ci siamo uniti a questo progetto con molto entusiasmo della Camera di Commercio, perché crediamo molto che il futuro sia ovviamente la sostenibilità e il recupero del più possibile di ciò che viene prodotto all'interno di ogni attività produttiva. Noi ci siamo concentrati su un progetto che era dedicato alle trebbie, che sono lo scarto principale della produzione della birra. Si pensi che da ogni 1000 litri di birra arrivano circa 250 kg di trebbie, quindi un quarto del materiale che viene utilizzato per produrre 1000 litri è scarto. E abbiamo appunto sfruttato questa scia per regolarizzare anche nella nostra posizione e per trovare gli utilizzi che possono essere poi quelli reali e concreti nel mondo anche dell'utilizzatore finale, quindi cercare di aprire anche le porte di quello che è ad oggi uno scarto che diventa mangime, eventualmente con un progetto che abbiamo portato avanti anche con l'Università di Torino, per creare un sottoprodotto che funge da substrato per l'allevamento di larve di insetto. Queste larve di insetto a loro volta diventeranno poi un mangime nell'allevamento dei polli, in questo caso specifico. Però è un progetto, insomma, a lungo termine, stiamo cercando di ottenere un bando, se tutto va bene, di quest'anno. E niente, io non sarei alla conclusione della cosa. Vi ringraziamo e buona continuazione.